Partire. Gran cornice di pubblico a San Siro per un derby molto atteso, 75.000 spettatori, ma il Milan passa con Papin dopo appena 5 minuti e la partita si sgonfia subito. Dalla nebbia sbuca Lentini che offre a Papin l'occasione per bruciare la difesa dell'Inter. Quando Shalimov sbaglia questa propizia occasione si capisce che la serata è a strisce rossonere. È ancora Lentini a fornire a Papin la palla del 2-0. Anche qui il francese brucia la statica difesa dell'Inter. La prodezza di Papin è di quelle che lasciano il segno. Non c'è partita ormai perché il Milan, che gioca in campo esterno, è qualificato e i nerazzurri rischiano la goleada. Papin non riesce a insaccare dopo l'intervento di Zenga sul colpo di testa di Massaro. Insomma, assalto continuo dei rossoneri e Inter che subisce. Tirano ancora i milanisti, ripetutamente, prima che i nerazzurri si sveglino, con Sosa che anima l'attacco della squadra di Bagnoli. Ma c'è poi una prodezza di Gullit che inventa così il terzo gol del Milan. L'olandese fa tutto da solo e il suo sinistro è micidiale. Questo gol pungola l'orgoglio dell'Inter che tuttavia, dopo una bella girata di Berti, subisce un altro assalto milanista. Papin sfiora il 4-0. Capello inserisce Simone per Massaro e poi De Napoli per Rijkaard, toccato duro. Rossi è assai bravo sul tentativo di Berti e sull'altro fronte è Zenga a dover intervenire sulla saetta di Gullit. L'Inter lascia mestamente quella Coppa Italia che aveva posto come suo traguardo primario. Il Milan non ha davvero avversari e anche Rossi ha il proprio momento di gloria su una bordata di Fontolano. Fabio Capello, il derby è una partita atipica, l'avete risolta felicemente già nel primo quarto d'ora? Mediale sì, un ottimo Milan, molto concentrato, partito forte, è stato molto bravo Papin a finalizzare il lavoro della squadra. Adesso vi aspetta la Roma, siete sempre più lanciati verso la Coppa Italia? Beh, uno dei nostri obiettivi, adesso aspettiamo la Roma, però io credo che domenica dobbiamo pensare a un Atalanta che ha battuto la Juventus e quindi una partita altrettanto difficile. Ecco, stasera ti aspettavi una superiorità così forte? No, un derby sarebbe impossibile pensare a una cosa del genere, un risultato del genere. Io ne ho giocati tanti dei derby, ma con questo risultato non ne ho giocati molti. Per cui credo che sia stata una partita un po' atipica nel risultato, anche se devo dire che il Milan ha giocato una buonissima gara. Piuttosto che arrampicarci sui vetri come è successo altre volte, il rigore non c'era, il gol fuori gioco, pure l'arbitraggio, tutte queste balle qua, niente, diciamo comunque che abbiamo preso due gol forse troppo ingenuamente in 10 minuti ed era una gara troppo importante per dare